la serietà e l'affidabilità, il rispetto per l'uomo e l'ambiente. Sono i nostri valori. Vendita, assistenza, sistemi informatici professionali. Questa è Base. Da oggi nuova sede, via Puccini 1, Fornacette, Pisa. Il successo del tuo business passa da qui. Signori, buonasera, buonasera, benvenuti alla nona puntata di Vivere la Toscana con la nostra Larisa. È qui, lei è dappertutto. Pensate che era a Pontedera a fare un reportage, me la sono trovata anche lì. Dica che comunque è contento e fiero di lavorare insieme a me. Guardi, voglio far vedere che sono quasi affettuoso. Guardi, le do anche un bacino, guardi. Mua. Ok, non faccio tante smorfie che prima me l'ha chiesto lei, mi ha dato anche 50 euro per un bacino. Sì. Comunque. Cosa abbiamo adesso, Larisa? Adesso abbiamo una clip sulle bellezze della Toscana. Toscana è meravigliosa. Questo è un documentario che fa vedere tantissimi luoghi, pieno di colori, pieno di vita. Quindi, li lasciamo con la clip, noi ci rivediamo dopo. Quindi, vai con la clip! Thank you.
Beh, abbiamo visto le bellezze della Toscana, eh? I posti meravigliosi. Che bel documentario, che bella cosa, poi insomma con quella musica divina, cioè è fatto veramente. Ora vediamo i 10 posti da visitare in Toscana, eh? Sì. Lei non so se questi posti li ha visitati, penso proprio di no, perché lei casa e McDonald's, fa mangiare panini, non fa altro. Quindi, ma anche lei non è che ci scherza. Io mangio bene, poi sono anche, tra l'altro sono anche un ottimo cuoco, quindi sì. non ci facciamo mancare niente. Tutti a casa di Migliorini a cena. Tutti a pranzo, perché a cena bisogna stare leggeri, a pranzo invece si può mangiare tanto. Comunque, guardiamoci, non è una top 10, si parte dal 10 e si arriva all'1, però sono stati messi lì a caso, non è una classifica. Perché la Toscana è tutta bella. Quindi non potremmo fare una classifica. No, assolutamente delle... no. Come si fa a fare l'Isola d'Elba con San Gemignano? Cioè, sono tutti e due posti bellissimi. Meravigliosi. Ora, all'Isola d'Elba c'è il mare, a San Gemignano no, però quello è, sì. è un piccolo dettaglio, ok? Quindi, guardiamoci i 10 posti più belli della Toscana. A dopo. Questa è andata, bella clip anche questa qui, bella... Inutile dirlo che posti meravigliosi abbiamo in Toscana, si è già detto, l'abbiamo ridetto mille volte e continueremo a dirlo. Posti fantastici, comunque, a proposito di cose fantastiche, faccia una cosa fantastica anche lei, sparisca, io me ne vado a fare il suo TG Toscana Street. Io non ne posso più di lei, me ne vado, guardi. Io nel frattempo mi vado a prendere un caffè, quindi arrivederci, mi auguro di non rivederla. Tanto okay. Torno, come al solito, torno, invado il suo campo. Prego, signorina, guardi, fatelo uscire, per favore, grazie. Bene, tra un attimo ci vediamo con TG Toscana Street. Buonasera, benvenuti in un'altra puntata di TG Toscana Street. Passate le feste, ricominciamo con eventi importanti. Questa sera vi consiglio Villa Sesta, Fermentazione in Vigna, Terricciola, Sagra della Fragola, Bagnone, Sagra della Cipolla, Gaville, Festa di Primavera, Montieri, Festa del Prugnolo, Fauglia, Mostra Culturale di Pittura. Approfondiamo le nostre notizie. Venerdì 10 e sabato 11 maggio a Villa Sesta, frazione del comune di Castelnuovo Berardenga, Siena, terrà la Fermentazione in Vigna, birrai artigianali e street food. Mentre sabato 11 e domenica 12 maggio inizia la 37esima edizione il Festival della Fragola di Terricciola.
nei giorni 11 e 12 maggio ci sarà la nuova edizione della Sagra della Cipolla di Treschietto, in programma nel comune di Bagnone, in Lunigiana. Sabato 11 e domenica 12 maggio a Montieri, Grosseto, va in scena la tradizionale Festa del Prugnolo. Si tratta di un fine settimana dedicato al prelibato fungo, alla vita all'aria aperta e ai prodotti tipici locali. A Gaville, nel comune di Figline e in Cisa Valdarno, domenica 12 maggio si svolgerà la 31esima Festa di Primavera. Si svolge nell'incantevole paese di Gaville, questa festa che prevede tra l'altro un mercato di agricoltori locali. Attenzione, attenzione, a Villa Conti, Fauglia, un evento unico e strepitoso del maestro Ernando Venanzi che presenta la tematica sui templari, monaci, guerrieri e con opere del maestro Piero Anichini che presenta la tematica sull'alchimia e sull'esoterico dal 5 maggio 2019. E io con questa notizia si conclude qui TG Toscana Street e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Bene, avete visto questa settimana quante cose ci hanno proposto in TG Toscana Street, alla nostra Larisa, e da prestare in particolare attenzione l'evento a Villa Conti che inizia dal 5 maggio, cioè è iniziato da ieri. Quindi una mostra di pittura, si parla di arte, si parla di templari, i famosi monaci guerrieri che tutti noi conosciamo, si parla di esoterismo, si parla di tantissime cose, quindi è una cosa da non perdere. Quindi ricordatevi, a Fauglia, 5 maggio, a Villa Conti, una mostra meravigliosa, ok? Ora con questo passiamo subito a Leonardo Sway. Cos'è Leonardo Sway? È il comune di Pontedera, la città di Pontedera, che ha voluto rendere omaggio all'anniversario, ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con sbandieratori, spadaccini, con tutto quello che si poteva vedere, balli dell'epoca, veramente una bella cosa, una bella manifestazione che ha impegnato tutto il centro di Pontedera per un intero pomeriggio fino a tardanotte. Quindi ci vediamo dopo, Leonardo Sway. Siamo qui a Pontedera, 4 maggio 2019, che festeggiamo 500 anni di Leonardo da Vinci. Bene, il cinquecentenario Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci che Vinci essendo qui vicino. Comunque, Pontedera ha voluto omaggiare il genio di Leonardo, la vita di Leonardo, con sbandieratori, con balli caratteristici dell'epoca. Diciamo più che altro, bene, con balli tradizionali dell'epoca. Infatti qui di dietro c'è gente che balla, come potete vedere sono tre signorine che ballano dei minuetti, balli diciamo di quell'epoca lì. Ora noi facciamo intanto un giro, vediamo un pochino cosa c'è e poi ci rivediamo più tardi.
siamo con il gruppo di danze rinascimentali, loro si occupano di questo. Il Lauro. Ora le passo, tanto è meglio che parli lei perché io non ne capisco niente. Io c'ero quando si è sposato Leonardo da Vinci, era a suonare con lui, quindi ho qualche anno in più. Comunque, mi dica lei, ci parli un po' di questo gruppo, di questa associazione. Allora, l'Associazione delle Danze Rinascimentali del Lauro nasce nel 2001 a San Sepolcro, in provincia d'Arezzo, la patria di Piero della Francesca. Questa associazione nasce anche nel cerchio di Piero della Francesca, ma nelle celebrazioni del Palio della Balestra nel settembre biturgense. Questa associazione è formata da danzatori che sono amatori, sono amatoriali, ma sono dei professionisti. Chi ha potuto vederli danzare per la strada ne ha potuto anche constatare la professionalità. Ci sarebbe da dire tanto, ma... Qui ne stiamo perdendo una, perché c'è ancora, ecco, diciamo... Allora, quello che è importante è che la nostra associazione, che appunto da 20 anni studia, rievoca le danze, ma non coreografie moderne, sono tutte riprese da vecchi trattati, sia per il 400 che per il 500. Oggi noi rappresentiamo uno spaccato di Popolano, però noi lavoriamo molto anche con le danze del 400, Guglielmo Ebreo, Domenico da Piacenza, lavoriamo anche però con Caroso, Negri, country dance del 600, quindi abbiamo un repertorio molto vasto, costumi d'epoca di tutte le varie epoche, e in più, ripeto, facciamo ricerca storica. Vedete, è realmente stato scritto, l'hanno ballato. Visto che parlando le è passata anche la tosse, quindi ora però fermiamo. La signorina vuol dire qualcosa anche lei, lei non vuol dire nulla. Qui abbiamo il buttafuori dell'epoca, erano così. Prima buttafuori erano così. Ora sono tutti vestiti, giacca, cravatta, sono tutti con le cose all'orecchio. Lui guardate che semplicità, Sì, c'è la fusciacca pratica per annodare i malviventi, chi fa troppa confusione, buttarlo fuori dalla danza. Guardate che ragazzi ci abbiamo in Toscana, anche all'epoca guardate che bei ragazzi ci avevamo. Poi ci abbiamo altri, no, lei la conosciamo, lei è sempre in mezzo, signorina, è sempre in mezzo. Poi abbiamo qui in altre due signori, il nome, almeno il nome. Sì, Cristina. Svetlana. Il nome di lei non ce l'ha detto però. Elisa. Ok, noi con questo vi salutiamo con questo gruppo, ora facciamo un altro giretto, ci rivediamo più tardi, mi raccomando non cambiate canale, a dopo. Bene, da Ponte d'Era è tutto, un evento unico, ma quando li festeggeremo noi i 600 anni? Mai! Io l'ho festeggiato l'altro ieri, quindi non lo so, ora vediamo. Comunque ricordatevi che la Toscana è da vivere. Avete visto quante cose hanno fatto a Ponte d'Era per ricordare un anniversario, il 500enario della morte di Leonardo da Vinci, che insomma, è stato un personaggio ed è tuttora un personaggio importante in tutto il mondo. Quindi noi con questo chiudiamo, siamo arrivati alla fine della trasmissione, ecco, ora siamo arrivati veramente alla frutta, è arrivata, intanto lei non può... Buonasera. Buonasera un'altra volta, l'ho data buonasera prima, è andata via
un quarto d'ora che andava a fare il suo TG Toscana Street e poi ripiombata qui. Comunque, visto che è qui, vuoi ricordare dove ci possono rivedere e seguire i nostri telespettatori? Se vi siete persi le nostre puntate oppure vorrete rivederle, potete seguirci su Facebook Mediaser, su Instagram Mediaser TV e su YouTube TV Mia Mediaser. Oh, l'ha detto tutto in fila, ma è brava, è migliorata molto lei, eh? Non credevo che riuscisse a fare una cosa del genere. Comunque, a parte questo, possiamo salutare i nostri telespettatori. Certo. Ci vediamo la prossima settimana. Puntata. Sì, quindi ci saremo sempre, perché ormai Vivere la Toscana è diventata una trasmissione. Abbiamo tante persone che ci seguono, tante persone che ci scrivono, che ci chiedono perché non rimandate quello, perché non rimandate... Noi possiamo rimandare ogni volta. No, ogni tanto rimandiamo qualcosina, certo. Più che altro quando non abbiamo niente, perché insomma, anche noi ogni tanto insomma, è difficile andare avanti sempre con cose nuove, però appena possibile rimanderemo anche Seravalle, che lo vogliono già la terza volta, lo vogliono rivedere, comunque rimanderemo tantissime altre cose. Con questo vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata e ricordatevi che la Toscana è da vivere! La serietà e l'affidabilità, il rispetto per l'uomo e l'ambiente sono i nostri valori. Vendita, assistenza, sistemi informatici professionali. Questa è Base. Da oggi nuova sede, via Puccini 1, Fornacette, Pisa. Il successo del tuo business passa da qui.